Salve a tutti cari amici di The Opposite Game. Amici ma soprattutto nemici della nuova modalità My Career o YGM Mode del gioco nuovo. E non so cosa sto dicendo. Di The Opposite Game. E delusi e deluse di The Opposite Game di quel cavolo di gioco qua. Qui è l'artefice Jackie in compagnia. Specialista Michel. E veramente AVP. Vi diamo il benvenuto in questo nuovo, anzi questo altro video speciale riguardo al nuovo gioco che uscirà tra pochissimo. Abbiamo visto che il primo video reaction del gameplay che abbiamo fatto vi è piaciuto. Ah sì? Sì, volevo quindi proporvi anche questo riguardo alla modalità che a noi interessa di più. E purtroppo ci sono delle bruttissime notizie. The SmackDown Hotel svela alcune cose della modalità GM Mode. Vedi, ognuno ha il budget di 2.750.000 dollari. Si inizia a turno ovviamente e si dovranno scegliere minimo 8 wrestler a testa. Dopo quegli 8 sei libero di fermarti o continuare il pescaggio delle superstar. Perché ovviamente poi continui finché hai soldi. Lo so, però non devi rischiare perché gli show costano e quindi se tu ne spendi troppi come hanno fatto però ci sta avere un roster di 4 wrestler. Ci sta. Vero anche quello. Vero anche quello, perché qui i match costano a differenza delle vecchie, della vecchia, quella del 2008, che non costavano niente. Ma tanto noi non le paghiamo. Sono soldi finti. Soldi, soldi. Poi ci saranno, qui non li fa vedere forse, o li fa vedere? No, non li fa vedere in questo video, ma ci saranno ben 4 manager. Tu forse hai di qualcosa? 4 manager, uno è appena stato inserito che è William Regal. Esatto. C'è William Regal, Stephanie McMahon, Sonya Deville, no, è Sonya Deville. Sì. Eccoli qua. 5 roster? Come dicevo, William Regal, Sonya Deville, Shane McMahon, Stephanie McMahon e Adam Pearce. Ogni general manager ha le sue specialità. Specialità della casa? Esatto. E in più ne puoi creare tu una. Le specialità? No, di superstar. Ah. Di general manager, se non ti piace nessuno di questi qua 5 cazzo, lo crei tu. Vabbè, ci sta come cosa, ci sta. Il problema grossissimo, come sapete, ci sono 4 roster: SmackDown, Raw, NXT e NXT UK. Il problema è che non c'è il CW. Questo è il problema più grosso. No, il problema più grosso è un altro, che possono competere tra loro solo 2 roster. Adesso io non so se non potrai sceglierli tu. Penso però di sì. Nei video che girano online si vede solo SmackDown contro Raw. Girano le stelle nella notte. E già qui partiamo malissimo, quindi non potremmo giocare in 3 noi. Allora, io un po' di notizie le ho tratte dal nostro gruppo Telegram. Non puoi creare il tuo brand personalizzato. Beh, vabbè, ma quello... Solo 2 brand vanno testa a testa. Aspetta, ecco, vediamo qua chi sta scegliendo appunto SmackDown e Raw. Quindi sono solo 2 brand che possono competere tra di loro. E gli altri 2? Che fanno? Gli altri 2 non ci sono. Allora che cazzo, che senso ha fare? Tu puoi sceglierli, se vuoi iniziare con NXT, inizi con NXT, te ne metteranno un altro contro. Ma non te ne mettono contro Puoi 3. Selezionare il brand rivale e il GM rivale contro cui vuoi andare. Ecco, vedi? Però sono solo 2, ci sono 4, ma tu puoi giocare solo con uno contro uno. Poi esatto. Già qua arrivano secondo me i primi colpi da maestro. Aspetta, qui... possiamo vedere forse la pecca che dici tu. I 2 titoli. Quello arriva dopo. Quello arriva dopo. Perché... Vabbè, comunque siamo qua. Ci saranno solo... Ribadito che puoi avere solo un titolo mondiale e un titolo femminile. Nessun titolo intermedio o tag. Cioè, roba da matti. Ma che puttanata. Ma roba da matti, ma stiamo scherzando. Due anni che aspettiamo questo gioco che è perfetto.
E cos'è? Una demo? Praticamente la MyGM Mode è una demo. È un gioco mobile questo. Cioè come non esiste che non mi puoi mettere i titoli di coppia e il titolo intercontinentale Stati Uniti, ma solo quelli massimi. Cioè non esiste, io che show faccio? Tu puoi fare questo di show, ancora una volta viene specificato 3 match sul show settimanale con 2 promo. Guardali qua, aspetta, arriviamo prima al tipo di match, ovvero si potrà fare solo 1 contro 1 e 2 contro 2. Voi nello show principale non potete fare un triple threat, non potete fare un fatal four way, non potete fare un LNSL, un 3 contro 3. Finiamola qua e lasciamo perdere, va, che il 7 marzo facciamo altro e... Cioè intendevo un Elimination Chamber, non un LNSL. Cioè roba da matti. Il tipo di match, vabbè, okay, quello lì ci sta, lo puoi scegliere al suo costo, come vedete tables costa $5,000, perché i tavoli costano un infinito, no? $5,000 di tavolo, e si possono mettere interferenze. Praticamente restiamo senza soldi, già capito. Sì. Praticamente ho già capito. Eccolo qua lo show, come vedete c'è l'opener, poi c'è il promo, poi c'è il match a metà, il mid card, poi c'è un altro promo e c'è il main event. Cioè praticamente negli show settimanali hai 3 match e 2 promo. 3 match e 2 promo. Poi come ho visto in pay per view forse hai 4 match. Sì, esatto. E a WrestleMania ne hai 5. Proprio lì volevo arrivare. 3 match appunto non ci sono i promo. Sul show settimanale con 2 promo. Pay per view 4 match e 3 promo. WrestleMania 5 match e 4 promo. 5 match e 4 promo sono tanti. Però indipendentemente dal fatto che tu scelga 15, 25 o 50 settimane, finirà sempre a WrestleMania. Che cazzo di senso ha? Quello non l'ho capito però. Cosa vuol dire? Se scegli 15 settimane parte a novembre. Perché devi sempre arrivare a aprile. Confermato per la build finale, solo match 1 contro 1 e 2 contro 2 è già stato detto. Se non mi sbaglio, non ci sono, qui non ci dovrebbero essere i wrestler che si lamentano come nel gioco vecchio. Non mandano le mail. Porco cane. Ma ci sarà Triple H o qualcun altro che ti dice cosa devi fare per accontentare i wrestler, penso. Vedi, ci sono i commissioner goals. La cosa che mi piace è che i match hanno un costo. Comunque è giusto così. Però ci sono tantissimi lati negativi di questa GM. Ma veramente, veramente è allucinante. No, ragazzi, commentate anche voi qua sotto se volete che proseguiamo col terzo capitolo del vecchio GM Mode. Bisogna proseguire con le nostre rivalità, qua non posso stare qua a giocare con la minchiata qua, dai, no, non esiste, ma non vengo neanche qua a fare i video se facciamo quella roba qua, sto a casa. Beh, io lotterò sempre nella High School Arena che costa $0. Io lotterò al college. Se non mi sbaglio, le leggende si possono avere solo per un breve periodo. Non puoi avere nel roster a tempo pieno. Io prevedo questo una però stagione della GM rispecchia, ma un dai, po' rispecchia un po' la verità, la realtà, e quindi ci sta. Tra l'altro anche il TLC che costa 10.000 lo puoi fare una volta a settimana, puoi farlo sempre, non si fanno male. Poi c'è qualcuno che poi sfrutta i lottatori infortunati fino all'osso, dopo lo so anch'io che non tornano più. Eccoci qua, questo qui è lo show, vedete, si può simulare, si può guardare e si può giocare. Vedi che però tipo un promo non l'ha messo, volendo puoi anche saltare. Ce la dimenticavamo anche nell'altro gioco. Però se ti dimenticavi lì non andava bene, qui forse non ci sono quindi problemi. Anche qui il rating è basato sulle stelle,
Però come vedete, cazzarola, ci sono solo match 1 contro 1 e 2 contro 2. No, non, è, non si fa. Non si fa una roba del genere. C'è... Io prevedo una terza stagione. Se non mi sbaglio, sul gruppo Telegram hanno scritto che la 2K l'ha fatto di proposito perché non voleva inserire troppe cose e vuole inserirle man mano. Chiaramente finché ci sono i coglioni come noi che lo compriamo, che va sempre bene, lo comprano. No, non è neanche sbagliato il loro ragionamento. Però così no, cazzo. Così no, cazzo. Perché se avevamo delle cose nel 2008, non puoi togliercele adesso che siamo... Non puoi non avere nel 2022. Cazzo, dai, così. Questo qui è uno sgarbo, non è... Cos'è? È come si dice? Come Vittorio Sgarbo. Vittorio Sgarbo. O Greta Sgarbo. Cioè, male, male. Male, male, ma male tanto. Vediamo come finisce lo show, le stelle, robe così. Però vedi, ha vinto lo Steel Theory. Cioè, due stelle. Mediocre. Brock Lesnar contro R-Truth Extreme Rules Match, $20,000. E tutti a Brock Lesnar. 3 stelle e mezzo. 10-30. Avversari anche di livello. 3 stelle e mezzo, male. Nuova rivalità. Poi ci sono le rivalità, quindi. È un'altra cosa che perde, lascia la Lega. Sul gruppo Telegram è che probabilmente le rivalità si creano forse in automatico, tu mettendoli contro. Allora qua, questo qua è il grafico. Good booking. Questo è il grafico. Opener. Perché sono sempre alla pari? Sempre alla pari, esatto. Sempre alla pari. È per non far vedere, per non privilegiare quella, esatto, è una cosa voluta così. Le stelle, già il fatto che vedo che sotto ci sono gli infortuni. Non arriva alle mesi, lì se sei infortunato. Ma tra l'altro il grafico di ogni show, vedi, opener, mid card, main event. È vero, di ogni match. E qui è il riepilogo dello show. Sono saliti di 80.000 gli spettatori. Ah, eccolo qua. Sono salito di 59.000 di budget. E c'hai il profitto. Beh, questo non è male. Questo non è male, ci sta. Noi nel 2008 andavamo così a caso, non sapevamo quanti soldi avevamo, quanti ne spendevamo, quanti seguire quella cosa qua poi. Comunque ci sono le note in parte. Beh, ma almeno... E dove i wrestler dicono le cose comunque. Quindi... Non mandano le show mail. Note è vero che quello non mandano le mail, ma qualcosa c'è scritto, qualcosa c'è. Poi se ascolti quello che dice Triple H ti danno dei premi, esatto, cioè puoi andare alla spa per fare un po' di riposo relax, ti fanno vedere però anche il roster rivale, ti fanno vedere. Roy è partito da $62,000, lo show gli è costato 55. Cazzarola, però li ha guadagnati, adesso è ritornato 97. È in testa SmackDown, bella anche questa come grafica, sempre, non male. Cazzarola, era l'anno buono questo, ragazzi. Non è male, l'idea c'è, ma se mi togliete quelle cose qua, cade tutto. Doveva almeno avere 3 roster, la possibilità di avere 3 roster. Cazzo, ne hai 4, ne fai usare 2. Vabbè ragazzi, queste sono le nostre prime impressioni, sono più negative che positive. Ovviamente, secondo me, loro quest'anno hanno puntato molto sul gameplay. Hanno voluto rivoluzionare il gioco in quanto giocabilità, e ci dobbiamo farci una ragione, hanno voluto concentrarsi a pieno su quello e le altre cose le hanno un po' tralasciate. E ovviamente non a tutti va bene, c'è chi la GM non gliene frega niente, quindi preferisce magari avere un gioco più giocabile, e chi invece come noi voleva una GM mode della Madonna. Spero che almeno lo showcase di Rey Mysterio sia giocabile, perché tutto il resto è noia. Quindi ragazzi, per oggi è tutto, vi ricordo come sempre di lasciare un voto a questo video e di iscrivervi al canale sempre se vai, se non l'avete ancora fatto. Io vi ricordo che potete lasciare un commento sotto questo video
o sui nostri social che sono Instagram, Telegram, Facebook e Twitter, saremmo ben lieti di conoscere le vostre opinioni su questo gioco a ormai 2 settimane dall'uscita, perché vi ricordo la data, esatto, del 7 marzo. 7 marzo sapremo tutta la verità su questo gioco. Io vi ricordo che potete sempre lasciare il vostro commento sotto questo video, dove ci direte sicuramente di far tornare, esatto, una terza edizione della, perché l'ECW ci deve essere ancora anche quest'anno. Basta, tutto qua. Per oggi è tutto, da Artemice, Jeff. Lo specialista, Michele. L'elemento Peppino. Alla prossima. Ciao, belli. Ciao.